Alchimisti, buongiorno, bentornati qui su PNA. Io sono Mauro e questo è il canale dedicato a noi appassionati di agricoltura e nutrizione delle piante. Oggi video un pochino diverso dal solito. In che senso? Nel senso che non parleremo di tecnica allo stato puro, ma andremo invece a commentare un articolo di attualità agricola. Passatemi il termine. È un articolo che mi è capitato sotto mano qualche giorno fa, è del Sole 24 Ore e parla di un argomento che è molto in linea con quello che facciamo. Parla infatti del rincaro dei mezzi tecnici, in particolare del rincaro dei fertilizzanti. È di questo che parleremo oggi, ovviamente dopo la nostra sigla. Come sempre, prima di proseguire, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like se il contenuto è di vostro interesse e attivare la campanellina che vi serve per non perdere i prossimi appuntamenti. Inoltre, condividete se riuscite questo articolo perché è la maniera migliore per supportare il canale e per far, insomma, per far conoscere gli argomenti di cui parliamo tutte le settimane. Vi ricordo inoltre il nostro canale Telegram, di cui vedete l'indirizzo qui, ma che è riportato anche giù in descrizione, in cui arrivano sondaggi, in cui vi chiedo pareri sulle cose, in cui parliamo magari un po' prima di diversi argomenti, insomma un posto dove scambiarci un pochino di opinioni e pareri. Infine vi ricordo come sempre www.winebo.it, che è la casa del progetto PNA fuori da YouTube. Andate lì per sapere un po' meglio quello che combino nel resto del mio tempo, quello che faccio, insomma, per entrare un pochino più in contatto con me. Ma andiamo davvero subito all'argomento di oggi, che è particolarmente interessante. Eccoci. Allora, vedete qui l'articolo del Sole 24 Ore. Come vi dicevo, parte già con un titolo davvero molto molto clickbait, diremmo qua su internet, ma in sostanza un titolo molto forte: costi delle semine alle stelle per i rincari dei fertilizzanti. Vedremo che, insomma, sì, i fertilizzanti forse sono una grossa parte, ma non sono l'unico. Infatti il sottotitolo già ci spara il dato più forte: l'urea, fondamentale nella fase di post semina del grano e dei cereali, è passata da 350 euro a 850 euro a tonnellata, con un rincaro del più 143%. Questo è il dato, insomma, è il dato principale, quello più forte, quello che arriva. Però andiamo a vedere un pochino meglio in questo articolo di Micaela Cappellini, che è uscito il 21 gennaio, avrei voluto portarvelo prima, ma per vari motivi non ce l'ho fatta. Che cosa ci va a dire? Sostanzialmente sta commentando alcuni dati che arrivano da Coldiretti. Andiamo a vedere se in mezzo a questi dati, oltre a questo rincaro estremo dell'urea, ci sono altri parametri, altri dati interessanti che ci possono tornare utili. Bene, allora innanzitutto andiamo subito a vedere che c'è stato un aumento del prezzo non solo dei fertilizzanti, ma anche delle sementi, dei carburanti e in generale di tutti i mezzi tecnici. Questo è dovuto ovviamente alla crisi energetica che stiamo vivendo in questa fase e ce ne accorgiamo banalmente noi nelle nostre bollette di casa. Era impensabile pensare che questo non avesse una ricaduta anche sul lato agricolo e industriale, in sostanza. E ci porterà a cascata ad avere, temo, un rincaro di tutti i beni alimentari, in particolare quelli freschi, nel prossimo periodo. Speriamo che a questo non si aggiunga anche un'annata particolarmente difficile dal punto di vista agricolo e siccitosa, perché davvero le cose potrebbero essere molto problematiche altrimenti. Ma andiamo avanti. Ci dice che appunto in questa seconda parte che i dati arrivano da Coldiretti,
ci specifica che le sementi nello specifico hanno avuto un balzo di un più 35%, quindi comunque un rincaro importante, e si è ottenuto anche un rincaro dei carburanti di quasi il 50%. Anche questo tenete conto che, insomma, se il fertilizzante lo dai una volta, il carburante lo usi spesso. Inoltre, al costo del fertilizzante ci devi mettere spesso il costo del carburante che ti serve per portare i mezzi e dare via quel fertilizzante. Quindi il rincaro vero è paradossalmente di un intervento di concimazione a pieno campo, è paradossalmente ancora più alto. E poi andiamo a quello che è il dato presentato in copertina, cioè che l'urea, per esempio, è fondamentalmente nella fase di post semina è passata da 350 a 850 euro tonnellata, appunto con il rincaro presentato prima del più 143%. Però vediamo che non è solo l'urea a essere aumentata, perché a quel punto avremmo potuto trovare soluzioni diverse, ma anche fosfato biammonico, il DAP, è raddoppiato da 350 a 700 euro tonnellata, e i prodotti da estrazione come il perfosfato minerale registrano aumenti superiori anche al 65%. Ecco, questo è il vero dato, cioè tutte le componenti della fertilità dal punto di vista minerale stanno aumentando moltissimo i loro costi. Questo è dovuto principalmente all'aumento dei costi energetici per chi lo estrae, ma non solo, a una sempre maggiore scarsità, perché insomma sempre meno viene estratto dalle miniere, e insomma è un dato interessante, è un dato che ci fa capire che dobbiamo andare davvero a calcolare bene i costi di ogni intervento. Però continuiamo l'articolo, rimandiamo i commenti alla fine. Il dato successivo che ci porta col diretti in questo caso è che l'aumento di 400 euro di aumento dei costi generali che sono stati stimati per le semine, 150 arrivano dai fertilizzanti, quindi meno del 50%, ma siamo sempre al 45%, ripeto, a cui dobbiamo però aggiungere i costi dell'intervento stesso, cioè di portare questo concime in campo. È un dato davvero, davvero interessante, davvero preoccupante più che altro. Un aumento di 400 euro sui costi di gestione, qui ovviamente stiamo parlando principalmente di frumento, però un aumento di 400 euro è un aumento sostanziale, cioè si va davvero a limare moltissimo quello che è il margine che quella cultura ci dà alla fine del ciclo. Perché sì, e lo dice infatti dopo anche l'articolo stesso, il grano è una cartina tornasole di qual è l'andamento agricolo. Quindi ecco, ci troviamo in un momento davvero particolare. Oltretutto, se andiamo a vedere e a leggere un pochino più nel dettaglio, ci viene detto che la situazione potrebbe essere ancora peggiore di quanto ci aspettiamo. In realtà peggiore o migliore lo dirà il tempo, però ci viene dato una panoramica interessante, cioè quest'anno i prezzi del grano sono stati abbastanza alti, qui parla di praticamente di 540 euro a tonnellata negli ultimi tempi. Ora io non mi fido dei dati che stanno dando qua, non li ho controllati in tutta sincerità, però parlava insomma di un salto che passa dai 290 euro che si avevano a tonnellata, diciamo un paio d'anni fa, quindi non la stagione passata ma quella prima, ai 540 dell'ultima stagione. Questo perché il Canada, che è il principale produttore, è andato particolarmente male a causa di problematiche di tipo climatico l'anno scorso, e quindi i prezzi
hanno avuto un'impennata in tutto il resto del mondo. Motivo per il quale cosa succede? Succede che ovviamente se adesso il prezzo anche con i rincari lascia margine, se si dovesse tornare alla situazione pre-problematiche canadesi con anche un crollo dei prezzi del frumento, ecco che l'incidenza degli aumenti dei fertilizzanti, del carburante, delle sementi, rischierebbero di far uscire la coltura dalla profittabilità, quindi diventerebbe un puro costo per un'azienda agricola coltivare frumento. Dice poi anche in una seconda parte che a questa problematica sono un po' meno soggette quelle aziende che hanno contratti di filiera che gli permettono di stabilire un prezzo sulla base dei costi correnti. Queste sono un pochino più al sicuro. Però ecco, anche qui bisogna vedere cosa poi il panorama metterà fuori e stare un pochino alla finestra. Infatti appunto ci dice anche che in Italia le aziende che poi hanno dei contratti di filiera sono meno della metà, quindi ecco, come cuscinetto non possiamo contarci troppo. Infine arriviamo all'ultima parte dell'articolo che vi ho evidenziato, in cui è arrivato finalmente, diciamo, ci si concentra un pochino di più su quello che è l'aumento dei carburanti, che come vi dicevo non è secondario, perché ogni intervento che si fa in azienda agricola spesso ha un costo energetico, e se questi costi energetici sono alti vanno comunque a rincarare e a incidere ulteriormente sugli altri interventi. Qui l'articolo termina ovviamente con un invito per le aziende, perché ovviamente col diretti si orienta sulle aziende, ma vedremo che tutti questi fattori possono tornare utili anche a chi non è prettamente una grande azienda agricola. Comunque loro sostanzialmente dicono che la soluzione a queste problematiche dal loro punto di vista è nell'economia circolare, nelle fonti di energia rinnovabili, che spesso sono facilmente accessibili per un'azienda agricola, e quindi diciamo si va in quella direzione lì, o perlomeno Coldiretti punta su quel tipo di direzione lì, ma non è di questo che voglio commentare. Ecco, siamo arrivati come vedete alla fine del nostro articolo e adesso torniamo un attimo a noi, perché volevo fare con voi un paio di considerazioni. Allora, riassumendo, quindi abbiamo un enorme rincaro dei fertilizzanti, in particolar modo di quelli chimici, di quelli minerali, passatemi il termine. Poi abbiamo un rincaro di carburante, sementi e di tutti gli altri mezzi tecnici, in quanto ovviamente il problema energetico non riguarda solo i fertilizzanti. Diciamo che i fertilizzanti, in particolare quelli minerali, richiedono un grosso dispendio energetico per essere estratti, per essere ricavati, e quindi spesso e volentieri sono quelli che ne soffrono di più. Ma non pensate, credo che i fitosanitari alla lunga avranno assolutamente un andamento simile. Altra cosa, quindi non aumentano solo i fertilizzanti, ma aumentano tutti i mezzi tecnici. Questo rischia di far diventare le diverse colture più o meno redditizie, e in alcuni casi si può arrivare anche a far uscire alcune colture dalla redditività. Di questo ne dobbiamo tenere conto. Ultimo aspetto, tra virgolette, questo aumento dei mezzi tecnici, ovviamente adesso si parla di frumento, ma riguarderà più o meno tutte le colture. Dobbiamo sperare in una stagione che comunque ci aiuti. Bene, questo era in sintesi quello che è venuto fuori, con dati veramente importanti, appunto con l'urea che aumenta del 143%, con altri concimi di tipo minerale, tipo il DAP, che raddoppiano. Questo è. Facciamo però alcune considerazioni. Allora, la prima considerazione che voglio fare con voi è: a fronte di questo, cosa facciamo?
smettiamo di concimare? No, dal mio punto di vista non è la soluzione. Sicuramente dovremmo nutrire le nostre piante in qualche modo. Dovremmo trovare il modo di apportare sostanza organica, di apportare nutrimento. Non possiamo lasciarle andare. Dobbiamo fare una valutazione se secondo noi quella coltura è economicamente sostenibile per la nostra azienda oppure no. Questo è di base. Ma in generale non possiamo pensare di fare una coltura togliendo uno degli aspetti fondamentali per la crescita delle nostre piante. Certamente un approccio integrato, quindi uno, valutare concimi prettamente non minerali, ma magari concimi organici più efficaci, più efficienti, può essere una soluzione. Vanno a dosaggi minori, i rincari sulle materie prime organiche sono minori e quindi probabilmente possiamo rubare parte di quella marginalità con una modalità diversa di concimazione. Cioè questo è il momento giusto davvero per ragionare su un modo diverso di trattare le nostre colture. Per le semine, ad esempio primaverili, possiamo pensare di fare una concimazione starter che ci consente di calare nelle prime fasi di sviluppo delle nostre piante le ulteriori concimazioni. Possiamo pensare a prodotti appunto organici più efficienti. Insomma, dobbiamo trovare una soluzione diversa, ma non possiamo pensare di fare le stesse cose semplicemente non concimando. Poi, se per fortuna abbiamo un terreno super fertile, ricchissimo, eccetera eccetera, possiamo anche permetterci di tirare il freno a mano per un anno o due e dire aspetto di vedere quello che succederà. Teniamo presente però che secondo me questa tendenza potrebbe sicuramente invertirsi, torneremo a prezzi più miti, finita magari la crisi energetica, ma non possiamo certo pensare che alla lunga si vada a diminuire i prezzi invece che a crescere. Altro punto fondamentale è valutare bene quelle che sono le colture da fare. Se quest'anno non possiamo fare cereali, dobbiamo trovare un'alternativa. Se quest'anno concimare i pomodori non è fattibile, possiamo cercare qualcos'altro. Se fare il nostro estensivo non ci è remunerativo, proviamo a trovare delle alternative. Queste sono le uniche armi che abbiamo. Integriamo altri tipologie di strumenti, quindi semine su sodo, sovesci, apporti di sostanza organica. In sostanza, anche il mercato ci sta dicendo che dobbiamo fare uno scatto. Dobbiamo portare le nostre aziende al 2.0 o al 3.0. E questo secondo me è il dato più interessante, al di là di tutto. Poi ognuno dovrà calare questo nella propria piccola e singola realtà. E prepariamoci comunque a un aumento assoluto dei prodotti agricoli freschi nei prossimi tempi. Questa non sembra una tendenza che voglia invertirsi a breve, era già così prima di Natale e sta sempre più correndo, quindi dobbiamo pensare molto bene a quello che facciamo. Allora, per oggi, per questo commento è tutto. Sono curioso di sapere cosa ne pensate voi di tutta questa storia. E come vi dicevo, vi lascio l'articolo qui giù nei commenti e credo che lo ripubblicherò il link invece sul gruppo Telegram, per chi è sul gruppo Telegram se lo trova direttamente lì. E chiediamoci dove sta andando l'agricoltura, chiediamocelo davvero, e forse è il momento di cominciare a introdurre nuovi paradigmi, il che non significa però abbandonare la scientificità della questione. Introduciamo nuovi paradigmi, nuove metodologie che siano state testate, che sappiamo che funzionano. Insomma, ripensiamo qualcosina, ma dobbiamo sempre attenerci su quello che sappiamo essere funzionale e funzionante. Ci vediamo comunque venerdì
con un altro video, credo, e proprio su, in parte su questo argomento, devo dire, si aggancia proprio bene, e lo scoprirete, insomma, scoprirete il perché. Per oggi è davvero tutto, vi saluto e niente. Ah, un'ultima cosa. Se questo tipo di argomenti e i commenti così alle notizie di agricoltura vi possono interessare, magari segnalatemelo nei commenti che ne possiamo fare altri. Possiamo arrivare a fare anche una piccola rassegna stampa settimanale. Inoltre potremmo pensare di farla in live, di fare in live questo commento, così insomma dibattiamo un po' assieme. Se queste idee vi piacciono, insomma, segnalatemelo giù. Per oggi è davvero tutto. Vi saluto, buona agricoltura a tutti e ci vediamo venerdì, credo.